Le persone così spaventano, così, così come Steph. Le persone troppo sincere, quelle che hanno difficoltà a tenersi le loro opinioni dentro. Quelle che hanno sempre un'opinione che però non è un giudizio. Quelle che dicono la loro. Quelle che non hanno paura di andarti contro. Quelle che si incazzano tremendamente perché sperano che domani torni il sereno. Quelle che non ti approvano sempre, ma sanno resistere. Quelle che non gettano via la spugna se non piena zeppa. Quelle che non si associano se non ci credono per il semplice gusto di far parte di un gruppo. Quelle che osservano silenziosamente, che notano tutto, che sentono al di là di quello che tu dici, che mentre tu parli sanno già che stai dicendo qualcosa che non pensi veramente. Quelle tenaci che sanno che solo chi si arrende facilmente è il vero perdente. Quelle che cercano chiarezza ovunque, verità. Quelle che non hanno peli sulla lingua, che al momento opportuno sanno difendersi. Quelle con i graffi sul collo. Quelle che ti guardano e tu, boh, e mo che vuole questa? Quelle che poi sorridono, che superano, ma che non dimenticano niente. Quelle che parlano, ma sanno anche tacere. Che guardano, ma non vedono. Che vedono pur non guardando. Quelle a cui non devi togliere l'aria, che sanno occupare i loro spazi, che anche quando non ci sei, avvertono se sei presente o meno. Quelle così fanno paura, non le puoi prevedere, eppure sono le più affidabili. E se le perdi, quelle che han capito tanto subito e che magari si perdono, ma ritroveranno sempre la loro strada perché il loro senso dell'orientamento non è inglobato né circoscritto in un navigatore satellitare. Spaventano perché loro non cercano un ramo a cui appoggiarsi, ma un remo che gli faccia da secondo braccio per remare insieme. Quelle che viaggiano anche a motore spento, che non chiedono ma esigono, che non si lamentano ma misurano, fanno paura, ma tu prendile per mano e ti condurranno davvero lontano.